Insomma, queste le categorie principali. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, che ha fatto tanto discutere, poi vedremo perché, ma lo sappiamo già. E poi una novità che approfondiremo con il professor Concia, quindi l'arrivo di Johnson & Johnson, quest'ultimo atteso in Italia ad aprile. Partiamo dalle farmacie. Scusate, ho un abbassamento di voce, spero che sia chiaro, che mi sentiate bene. Partiamo da lei, Vecchioni. Allora, facciamo vedere dal sito veronadaily.it un articolo dell'11 febbraio scorso. Tamponi farmacia Verona, più 71% a febbraio, prima provincia in Veneto. Qui una foto sorridente sua, presidente. Partiamo da lì. Il coinvolgimento delle farmacie e la conseguente anche disponibilità della categoria l'avete dimostrata subito per i tamponi. Adesso si parla anche di un coinvolgimento, diciamo, della categoria stessa anche per la campagna vaccinale. Partiamo con ordine. Come avete accolto innanzitutto la prima proposta, quella di poter eseguire tamponi rapidi, test, tamponi rapidi nelle farmacie? Allora, devo dire che innanzitutto le farmacie si sono messe a disposizione immediatamente per un concetto importante che era il contenimento del contagio, quindi il fare il possibile per contribuire in maniera pratica ad arginare il contenimento del contagio. E questo, appunto, questa possibilità ci è stata data da un protocollo regionale molto ben fatto che ha dato appunto l'opportunità alle farmacie di poter eseguire all'interno delle loro strutture o all'interno delle farmacie stesse oppure in tenso strutture esterne, ma comunque adiacenti alla farmacia, l'esecuzione tramite operatori sanitari di questi test rapidi. Test rapidi che, come appunto ha riportato l'articolo, hanno avuto, devo dire, un successo importante. Intanto la popolazione ha cominciato lentamente ad abituarsi a questo concetto di potersi, diciamo, controllare in autonomia attraverso le farmacie, ma tutto questo è significato, in realtà, portare avanti un effetto di controllo importante sull'asintomatico, perché ricordo che il protocollo regionale delle farmacie non è il protocollo del medico di medicina generale, quindi il tampone viene eseguito dalle farmacie, nel soggetto asintomatico, nel soggetto quindi che non ha sintomi riconducibili al Covid, nel soggetto che non ha un contatto stretto, non ha avuto un contatto stretto nelle ultime 48 ore dall'esecuzione del test, che non convive con appunto in quarantena con qualche persona diversa che appunto possa essere giudicata o meglio che sia giudicata realmente positiva, quindi insomma di fatto un screening volontario su popolazione ordinaria che per avere spostamenti di lavoro, oppure per andare a trovare parenti, per essere sicuro di poter accedere ad un lavoro o anche appunto a semplicemente tornare in ufficio, può controllarsi attraverso le farmacie. Con dei numeri, come voi dicevate, importanti, perché abbiamo ottenuto gli ultimi dati di febbraio, sono i dati di circa 6.000 tamponi, con un ottimo numero anche di positivi trovati negli asintomatici, ribadisco. Quindi è un successo importante per noi. E questa, diciamo, è una fase importante che ha visto le farmacie protagoniste su base volontaria e i numeri che ha ricordato sicuramente parlano chiaro anche di una volontà delle vostre farmacie anche di essere davvero un presidio sanitario, quali sono e lo hanno dimostrato. Ora si apre un po' il capitolo vaccini. A che punto siamo, come vi state ponendo nei confronti di questa ipotesi? Perché per il momento si sta parlando solo di ipotesi. Allora, di fatto il Consiglio dei Ministri il 19 di marzo ha approvato il decreto legge sostegni e all'interno del decreto legge sostegni vi è proprio una disposizione per accelerare il processo di vaccinazione, sempre per fare in modo di uscire il prima possibile da questa pandemia. Il decreto legge sostegni ha di fatto dato l'autorizzazione alle farmacie ad eseguire il vaccino all'interno delle proprie strutture e a vaccinare noi stessi. Naturalmente siamo in attesa di progetti, tutti i protocolli attuativi, per cui di fatto al momento sotto supervisione appunto sentiti gli ordini professionali e in base all'accordo sindacale con la nostra federazione nazionale stiamo aspettando appunto il procedimento attuativo, cioè tutto quello che riguarda quello che dovremo fare, come lo dovremo fare e la formazione appunto che già molti di noi hanno eseguito e stanno eseguendo per poter fare questa cosa e per poter diciamo in realtà essere partecipi noi stessi di un movimento importante che è quello appunto di fare il prima possibile perché tutta la cittadinanza sia vaccinata. Siamo comunque in attesa dei procedimenti di tutti i decreti attuativi.
Grazie Presidente Vecchioni, se può fermarsi ancora un paio di minuti, una breve battuta poi tra qualche minuto. Nel frattempo chiedo al Presidente Ruggiu perché il 21 febbraio è arrivato un accordo tra i medici di base e il governo per garantire un'accelerazione della campagna vaccinale e somministrare il siero anticovide negli ambulatori. In Veneto, Presidente, se non sbagliamo, sarebbero coinvolti più di 3.000 medici, ma ci dia un'informazione più precisa su questa possibilità di estendere chiaramente anche quindi ai dottori, ai medici di base, la possibilità di vaccinare la popolazione. Sarebbe una bella forza lavoro per estendere la capillarità. Certo, buonasera a tutti. Certo. L'accordo nazionale siglato tra il ministro Speranza e le organizzazioni sindacali dei medici di famiglia è oggetto di discussione a livello dei singoli tavoli regionali. A livello del Veneto siamo arrivati effettivamente un po' più tardi che in altre regioni dove i medici di famiglia hanno già iniziato a vaccinare. È stato stipulato un accordo che prevede che i 3.005, nel senso 3.005 unità dei medici di famiglia del territorio del Veneto abbiano la possibilità di vaccinare una parte dei loro assistiti. L'accordo prevede che i medici di famiglia possano vaccinare di base indicativamente circa 340 assistiti nei loro ambulatori o, se non c'è disponibilità nei loro ambulatori, nelle sedi dell'URSS, nei distretti, e almeno una quindicina di pazienti a domicilio, i cosiddetti pazienti fragili. Questo tipo di vaccinazione praticamente sostiene uno dei principi della campagna vaccinale del generale Figliuolo, che prevede due punti fondamentalmente: l'uno la capillarizzazione della vaccinazione, l'altro l'aumento della platea dei soggetti vaccinatori. Entrambi questi fattori servono ad aumentare le vaccinazioni. Ed effettivamente, se noi facciamo la semplice moltiplicazione del numero degli assistiti che il singolo medico dovrebbe vaccinare, circa 355, per il numero dei medici che abbiamo nella provincia di Verona, che viene 520, questa moltiplicazione dà un numero che è circa 180.000 soggetti, 180.000 pazienti, che né più né meno è il numero di pazienti che già sono stati vaccinati con l'anti-influenzale nel corso dell'inverno scorso. Quindi si tratterebbe di replicare questo compito, questo ruolo fondamentale, a mio avviso, da parte dei medici di famiglia, perché io l'ho messa qui solamente in termini organizzativi, ma non voglio trascurare la parte altrettanto importante che è la conoscenza, il rapporto di fiducia che esiste tra il medico di famiglia e l'assistito, soprattutto in queste settimane, le quali c'è stato lo stop and go di AstraZeneca, Esatto. che ha fatto venire meno un po' di sicurezze e ha fatto crescere diversi dubbi, diventa fondamentale spendere del tempo, dedicare del tempo alla comunicazione, che è il lato debole, uno dei lati deboli di questa campagna, di questa pandemia. E chi meglio del medico di famiglia ha un rapporto preferenziale con il suo assistito? È Assolutamente. facile pensare che l'assistito si rivolga al medico chiedendo un consiglio, e d'altronde il medico di famiglia, il medico di medicina generale, è quello che conosce meglio il paziente a domicilio, con le sue fragilità, con la sua storia particolare, con le sue patologie associate. Quindi io ritengo, ma il mio parere è ininfluente, altri lo hanno detto a livelli molto più alti, che la vaccinazione da parte dei medici di famiglia sia uno dei cardini della vaccinazione sul territorio, perché questa abbia successo fino nelle regioni e nelle montagne, nelle località più sperdute della nostra provincia, perché ricordiamo bene che la nostra è una provincia che va da Castagnaro a Malcesine, ci sono paesini, ci sono paesi di montagna, ci sono borghi sperduti, e chi meglio del medico di famiglia può raggiungere questi posti. Quindi ha un ruolo molto importante.
Grazie, dottor Ruggiu. Torneremo da lei tra pochissimo. Prima di lasciare la presidente Vecchioni, chiedo un attimo al professor Concia ancora un secondo di pazienza. Volevo concludere con lei, diciamo, un altro argomento che ha interessato i farmacisti, ovvero la richiesta di poter essere vaccinati come categoria. Questo è un articolo del 1 marzo 2021. I farmacisti alzano la voce, noi dimenticati chiediamo risposte. La denuncia arriva da Federfarma, il sindacato Scaligero dichiarava lo scorso 1 marzo che in un anno il 10% dei farmacisti o collaboratori è stato contagiato o si è ritrovato in isolamento. Presidente Vecchioni, qui vediamo la collega Martina Trittoni. In seguito anche, diciamo, a questo appello che avete fatto, poi si è sbloccato qualcosa. Fortunatamente i vaccini sono arrivati anche per voi farmacisti, che ricordiamo siete sempre stati in prima linea proprio anche durante il primo lockdown, quando tutto era chiuso. Sì, infatti noi, il significato di questa, diciamo, di questo allarme era nel significato di preservare un sistema necessario, capillarmente presente sul territorio, un sistema che non si è mai fermato e che doveva essere, per così dire, protetto rispetto a tante altre diciamo, dimensioni, nel senso che la farmacia è sempre aperta, sì, però di fatto molto esposta e quindi come tante altre categorie naturalmente. La nostra necessità quindi era quella di mettere in sicurezza anche per il cittadino stesso che può recarsi nella farmacia pensando ad un luogo sicuro, ad un luogo dove tutte le ordinanze sono mantenute in maniera con grandissima attenzione, grandissimo impegno, ma che anche appunto, il professionista di fatto rappresenta una sicurezza in termini di contagio. Quindi direi che la situazione sì, momentaneamente si è sicuramente sbloccata. Abbiamo iniziato una vaccinazione massiccia nella prima parte, diciamo, nei primi giorni di marzo. Adesso stiamo proseguendo verso la conclusione. Ora toccherà anche ai nostri collaboratori non farmacisti che collaborano insieme a noi a mantenere in piedi un sistema che è assolutamente importante, che è il sistema farmacia. Appunto, come dicevo, presidio importantissimo non soltanto nel contenimento della pandemia, ma proprio come avamposto del Servizio Sanitario Nazionale in tutti i nostri territori che, come diceva il professor Ruggiu, dottor Ruggiu, sono assolutamente vasti, dalla montagna al mare. Quindi di fatto una farmacia c'è sempre e il farmacista si è dimostrato da sempre a disposizione della cittadinanza e quindi ci auguriamo, insomma, di terminare la nostra vaccinazione al più presto per poter essere veramente sicuri anche per i nostri familiari, ma soprattutto per i nostri cittadini. Grazie Presidente Vecchioni, grazie per essere stata con noi stasera. Noi andiamo avanti intanto con la notizia della settimana scorsa. Vediamo da veronadaily.it: stop temporaneo ad AstraZeneca, mai usati a Verona i primi due lotti bloccati. Eravamo al 15 marzo, quindi l'AIFA ha sospeso temporaneamente, lo sappiamo tutti, in via precauzionale l'utilizzo del vaccino AstraZeneca. Coldiretti aveva denunciato che ogni ritardo sui vaccini ci costa addirittura 350 milioni, quindi gli effetti provocati dai ritardi nelle vaccinazioni a causa delle incertezze, ma anche sui timori sull'efficacia appunto della validità del vaccino AstraZeneca, un conto economico che aveva fatto chiaramente Coldiretti, e poi ancora vaccini dosi residue da destinare a soggetti disponibili, perché qui c'erano state anche delle disdette proprio a causa di una preoccupazione. Professor Concia, allora, perché tanto clamore attorno ad AstraZeneca, tra l'altro con delle percentuali davvero di presunte trombosi? Tra l'altro poi lei mi ha chiarito anche che non c'è nessuna connessione, però come si è arrivati secondo lei a quella situazione? Si è creato un panico non indifferente in quelle ore, in quei giorni? Sì, ma vediamolo anche dal lato positivo. Questo dimostra che i nostri sistemi di controllo nazionale e internazionale funzionano. Quindi appena c'è stato un dubbio è scattato un allarme, forse fino eccessivo. Io vorrei ricordare che nel mondo a ieri sono stati vaccinati 450 milioni di persone. Credo che una buona fetta di queste sia stato vaccinato con AstraZeneca. E nel mondo non sono successi guai particolari. Quindi, in sintesi, questi vaccini funzionano con una certa diversità fra uno e l'altro, ma sostanzialmente sono sicuri. Perché, ripeto, noi guardiamo a casa nostra dove ci sono 7-8 milioni di vaccinati, ma nel mondo sono 450 milioni.
Quindi possiamo, il fatto che sia scattato questo allarme è un dato positivo, vuol dire che il controllo esiste. Alla fine l'EMA, dopo aver valutato la situazione, dopo aver fatto le autopsie a queste povere care persone che sono decedute, ha concluso che queste morti non c'entravano nulla col vaccino. Quindi il messaggio è vacciniamoci con molta tranquillità, perché questi vaccini funzionano bene, diciamo pure, e sono sicuri. Quindi sgombriamo il campo da dei dubbi, mai io l'AstraZeneca preferisco non farlo, preferisco Pfizer, eccetera. Di vaccini non ne abbiamo tanto, usiamo quelli che abbiamo. Ecco, professore, mi permetta di far vedere tra l'altro un contributo di Andrea Rossanese, che conosce benissimo, chiaramente, del Dipartimento di Malattie Infettive Tropicali dell'Ospedale Sacro Cuore di Negrar, che ci spiega un attimino come funziona AstraZeneca. Poi le chiedo chiaramente il nuovo arrivato, Johnson & Johnson, che ad aprile dovrebbe arrivare, quindi c'è una novità, e poi le chiedo magari di commentare anche quanto dice il collega. Sentiamo intanto le parole di Rossanese. Sì, è diverso, è sensibilmente diverso, un po' sia per lo sviluppo della tecnologia che sta dietro, sia per il meccanismo che viene sfruttato. In questo caso abbiamo l'utilizzo di un virus non patogeno per l'uomo, cioè non in grado di causare nessun tipo di malattia nell'uomo. Nella fattispecie si tratta di un virus che sarebbe la causa del raffreddore nello scimpanzé, assolutamente incapace di dare malattia nell'uomo, che è stato geneticamente modificato in laboratorio per inserire al suo interno un pezzettino di DNA che è in grado di portare l'informazione per la produzione di quella famosa proteina S o proteina spike del coronavirus, grazie alla quale il virus può entrare nelle cellule bersaglio. Cosa succede? Che il nostro organismo, il virus dello scimpanzé si inserisce in alcune cellule bersaglio del nostro organismo pur senza la capacità di replicarsi e di causare malattia. I nostri sistemi interni leggono il codice genetico che viene veicolato con questo virus e producono, appunto, tra le altre, la proteina spike, che viene prontamente riconosciuta dal sistema immunitario e contro la quale viene montata la cosiddetta risposta anticorpale. Questo garantisce al nostro organismo di essere pronto nel momento in cui dovesse venire in contatto con la proteina spike vera, quella del coronavirus, di riconoscerla prontamente e di rivolgerle subito la risposta anticorpale specifica, in modo da bloccare sul nascere qualsiasi tentativo di invasione. Insomma, professore, un meccanismo davvero complesso che i cittadini, chiaramente non gli esperti come voi, ignorano totalmente. Un processo articolato e che ha sintetizzato bene Rossanese. E la domanda era se appunto AstraZeneca fosse diverso da Moderna e Pfizer, abbiamo sentito. Ora, dicevamo, arriva Johnson & Johnson. Cioè, cosa differisce tra l'uno e l'altro, al di là proprio della composizione? È proprio anche un sistema di azione sul nostro fisico, sul nostro corpo. Ci spieghi un attimo, per i profani, questa differenza. Sì, ma in sintesi l'obiettivo di tutti questi vaccini è fare produrre al nostro organismo queste proteine di superficie, in modo che il nostro organismo reagisca, prepari gli anticorpi e prepari delle cellule pronte a combattere il virus. Nel caso di Pfizer e Moderna è l'RNA stesso che viene iniettato e che non c'entra nulla con i nostri geni, quindi qualcuno dice ma ci può cambiare il patrimonio genetico, manco per sbaglio. E invece negli altri, che sono AstraZeneca, Johnson & Johnson, e io spero che arrivi anche lo Sputnik, che è quello russo, sì. In questo caso l'RNA viene veicolato da degli adenovirus, che sono dei virus respiratori che tutti noi incontriamo, non patogeni, e portano dentro questo RNA. Il grande vantaggio della Johnson & Johnson è che basta una sola somministrazione.
mentre con tutti gli altri ce ne vogliono due. Ecco, quindi voi capite che anche sul piano, non tanto dell'efficacia, perché sono tutti abbastanza efficaci, direi anche molto, ma soprattutto sul piano logistico è un vantaggio enorme. Ecco. Perché la realtà è che noi abbiamo, il punto nodale è che noi dobbiamo avere vaccini, più ne abbiamo e meglio è. Dobbiamo avere dei vaccini sicuri e direi che possiamo stare largamente tranquilli. Poi c'è il problema logistico, che non è banale, ecco, perché vaccinare come l'obiettivo, vaccinare 40-50 milioni di persone, non è mai stato fatto e quindi ha delle difficoltà che sono abbastanza così, credibili e concepibili. Ovviamente. Assolutamente, assolutamente. Sentiamo, dopo andiamo da Ruggiu, anche il parere di un giornalista scientifico de Il Post, Emanuele Menietti. Abbiamo chiesto se la comunicazione in qualche modo ha contribuito a creare anche un po' di panico in questi ultimi giorni, perché ricordiamo la settimana scorsa è arrivato lo stop e fortunatamente l'EMA poi ha garantito che AstraZeneca è sicura. Sentiamo il collega. Il pasticcio che è successo la settimana scorsa, che è proprio iniziato poi lunedì, quindi una settimana esatta fa, con la sospensione del vaccino in Germania, in Italia, in Spagna, in Francia, era derivato da alcune segnalazioni che erano arrivate nelle settimane precedenti, a partire dalla Norvegia, dove si erano accorti che c'era stato un lievissimo aumento, ma parliamo proprio di una manciata di casi, di una particolare forma di trombosi che è di tipo cerebrale, quindi comunque piuttosto grave, ma un evento rarissimo. Visto che c'era stata una concomitanza temporale di questi episodi rispetto alla somministrazione del vaccino di AstraZeneca, le autorità sanitarie in Norvegia avevano preferito sospendere l'utilizzo di alcuni lotti del vaccino per fare ulteriori approfondimenti. Poi questa cosa si era un po' diffusa nei paesi del nord Europa, nel senso c'era stata maggiore attenzione rispetto a queste tipologie di trombosi, quindi poi anche la Danimarca aveva deciso di sospendere l'utilizzo del vaccino e da lì poi era derivata anche la scelta in Italia di sospendere l'utilizzo di un solo lotto, perché c'era la possibilità, per quanto molto remota, che magari fosse andato storto qualcosa nella produzione di questo lotto del vaccino. Dottor Ruggiu, questi casi di trombosi cerebrale, mi sembra di aver capito appunto dal collega, sono effettivamente rari. L'EMA ha escluso anche, tra l'altro, una correlazione. Bisogna essere molto precisi parlando di comunicazione su questi punti, cioè bisogna proprio essere sicuri di quello che si dice. D'altra parte la comunicazione medica è affidata a specialisti anche della comunicazione, però diciamo ha totalmente escluso, lei è d'accordo, no, che non ci sia correlazione su questi punti? Allora, l'EMA pare avere escluso un rapporto di causa-effetto tra queste trombosi che si sono verificate, che ricordiamolo sono 6, su un totale di oltre 5 milioni di casi di vaccinazioni. In Inghilterra, in Gran Bretagna, dove hanno una antica tradizione di registrazione e di segnalazione degli effetti avversi, non ne hanno segnalata neanche una, nonostante avessero fatto già 11 milioni di queste vaccinazioni. Quindi l'evento, che non è la trombosi venosa profonda, è una trombosi di un vaso cerebrale di una determinata zona, è un evento estremamente raro. I vantaggi del vaccino, come ha detto il professor Concia, sono estremamente superiori ai rischi che si corrono. Indubbiamente però, fatto salvo il principio di precauzione, che per noi medici è quello di fermarsi un momento a fare chiarezza, e il principio di trasparenza, nel senso che non devono essere nascoste eventuali morti o effetti collaterali dei vaccini, indubbiamente la comunicazione non è avvenuta come lei si augurava attraverso canali rigorosi di comunicazione scientifica, ma basta accendere un qualsiasi televisore alle 8 di sera e tutti pontificano sulle trombosi, sui fattori favorenti e così via. E quindi giustamente, comprensibilmente, la popolazione si preoccupa.
Assolutamente. Senta, dottore, diciamo prima l'apertura ai farmacisti, ai medici di base, si sta parlando anche dei dentisti come possibili soggetti, diciamo, qualificati per poter somministrare le dosi di vaccino. Si sta ragionando quindi anche su di loro per allargare la platea di professionisti che possono inoculare Allora, le dosi. certo. Allora, guardi, il generale Figliuolo nel suo piano ha richiesto che venisse aumentata la platea di vaccinatori. Da questo punto di vista salgo dai numeri più piccoli e vado arrivo agli odontoiatri. Non per ultimi, ma perché sono la popolazione di vaccinatori più consistente. Sono stati presi accordi con i medici competenti, con i medici del lavoro, con gli specializzandi, che in Italia sono 23.000, con i medici di medicina generale, che sono oltre 40.000, con gli specialisti ambulatoriali e i pediatri di libera scelta, che sono molte migliaia, ed infine, venendo a quello che diceva lei, è stato stipulato un accordo in linea di massima fra il rappresentante degli odontoiatri a livello nazionale, il dottor Iandolo, e il ministro Speranza, nel quale il dottor Iandolo ha dato la disponibilità di almeno 60.000 odontoiatri. Nel complesso parliamo di un aumento di medici che possono vaccinare che arriva a 130.000 soggetti. Ora non è detto che tutti i 60.000 odontoiatri vaccineranno o tutti i pediatri vaccineranno. C'è questa disponibilità che sarà sfruttata a seconda delle necessità per arrivare a quell'obiettivo che è stato posto al generale Figliuolo di raggiungere un numero di vaccinazioni al giorno che è di circa 500.000 al giorno. Tenga presente che nei giorni pre-AstraZeneca eravamo arrivati a sfiorare i 170.000, questo numero è poi calato. Giusto per avere un'idea di quello che succede al di fuori d'Italia, ieri in Gran Bretagna hanno vaccinato 840.000 ed oltre soggetti. Quindi stiamo cercando di mettere in campo tutta la potenza di fuoco, i medici di famiglia, i pediatri, anche gli odontoiatri, certamente, però ci saranno da risolvere dei problemi di tipo organizzativo non da poco, perché il vaccino è semplice come operazione, l'iniezione nel muscolo deltoide del braccio, ma c'è tutta una parte, diciamo, amministrativa che non è burocrazia, che consiste nell'aggiornare l'anagrafe vaccinale. Il Veneto è una regione fortunata e virtuosa perché ha l'anagrafe vaccinale, il che significa che c'è una piattaforma informatica nella quale il personale amministrativo o infermieristico dotato di opportune credenziali di accesso inserisce i dati della persona vaccinata in maniera che sia tutto registrato. Pensi che in altre regioni d'Italia questa anagrafe vaccinale non esiste, quindi bisognerà trovare una via di mezzo, che il problema dell'Italia, uno dei problemi dell'Italia di adesso è che le 20 regioni sono un po' andate ognuna per i fatti suoi ed è come se corressimo un gran premio con 20 macchine con una cilindrata diversa. Non è una gara la nostra, ma il paese vince se tutte e 20 le regioni arrivano al traguardo. E quindi bisogna trovare delle macchine che vadano tutte quante insieme e che arrivino al traguardo, perché se al traguardo arriva, le faccio un esempio, il Veneto, l'Emilia Romagna e la Lombardia resta indietro, come sta succedendo, e anche il Veneto in realtà non è in una posizione brillante. Il risultato della vaccinazione di massa e quello del raggiungimento dell'immunità di gregge non viene ottenuto. Quindi noi non dobbiamo pensare a che cosa succede nel Veneto, dobbiamo pensare a che cosa succede in Italia, anche se quello che dovremmo pensare è che cosa succede in Europa, perché altrimenti da questa pandemia non ne usciamo. Certo, per il Non coinvolgimento possiamo. degli odontoiatri abbiamo raccolto anche la voce di Mauro Carteri, presidente della sezione veronese dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani, un po' il sindacato di categoria, che nei giorni scorsi aveva annunciato appunto di incontrare circa 600 dentisti Andi e sentiamo cos'è emerso da questo incontro.
Ma guardi, è emersa una grande disponibilità da parte di tutti i colleghi che hanno aderito in gran numero alla richiesta che noi abbiamo fatto a livello provinciale, ma anche regionale, come ci è stato chiesto dall'assessore regionale alla sanità. E quindi la nostra disponibilità nel fornire la manodopera per la somministrazione dei vaccini è molto alta, quindi stiamo preparando delle liste. E non appena queste liste ci verranno richieste direttamente dall'assessorato regionale, e noi siamo pronti a fornirle. La prima criticità riguarda i luoghi di somministrazione. Non può essere somministrato all'interno dei nostri studi perché è necessario tutta una fase logistica e di preparazione che esclude la possibilità di somministrare i vaccini all'interno dei nostri studi. E gli odontoiatri prestano la propria manodopera per somministrare i vaccini all'interno delle strutture delle aziende ospedaliere. Questa era la prima, la prima, il primo dato da chiarire. E secondariamente, l'altro problema è quello della responsabilità professionale. Quindi noi siamo in attesa che la Regione o il Ministero fornisca agli odontoiatri, perché ricordiamoci che questa nostra disponibilità è stata data anche a livello ministeriale nazionale. Siamo in attesa che il Ministero ci fornisca un'adeguata copertura assicurativa per quanto riguarda la responsabilità professionale. Detto questo, se si riesce a superare a breve scadenza questo scoglio, basta un piccolo corso di formazione per quanto riguarda le procedure, e noi siamo pronti ad andare nelle varie strutture delle ASL per somministrare le vaccinazioni. Insomma, c'è un discorso, come diceva giustamente Ruggiu, di responsabilità anche, perché non dimentichiamoci che al di là del fatto di inoculare un vaccino con una siringa, c'è poi tutto ciò che ne consegue a livello proprio di responsabilità civile e penale, e non solo. Quindi magari dopo parleremo anche di questo. Professore Concia, siamo verso la conclusione, diciamo, di questa chiacchierata, poi vedremo altri spunti che riguardano i luoghi in cui ci si può vaccinare, ma si parla tanto di varianti. Come nascono queste varianti? Perché si sente parlare della variante inglese, di quella australiana? Cosa significa? Perché muta in qualche modo il virus? Il virus continua a mutare, come qualunque virus, soprattutto come bestia virus RNA. Se lei pensa che il virus dell'AIDS, scoperto nel 1983, non siamo ancora riusciti a fare un vaccino proprio perché continua a cambiare, come continua a cambiare ogni anno quello dell'influenza, eccetera. Molte di queste varianti non convengono al virus, quindi quando c'è una variante negativa il virus muore. Qualcuna di queste varianti nell'ottica del virus è invece positiva perché gli consente di contagiare più persone. La variante inglese, che oggi rappresenta più o meno il 54% degli isolati in Italia, ha questa caratteristica. Quando c'è questa variante, il virus diventa più contagioso, quindi salta con più facilità da una persona all'altra, anche se per fortuna non è più letale. Poi ce ne sono altre due importanti che sarebbero quella sudafricana, che è brasiliana meno il 4%, e sudafricana che è lo 0,4%. Dobbiamo dire che con il mezzo Pfizer, Moderna e AstraZeneca coprono la variante inglese, un po' meno le varianti. Ecco, quindi per adesso possiamo stare abbastanza tranquilli, ma le stesse aziende che hanno prodotto questi vaccini sono pronte a fabbricare qualcosa di diverso per coprire anche le altre. Ovviamente non ci vorrà un momento, però la disponibilità esiste. Ecco, so che è una domanda da 1 milione di dollari, ma secondo lei il virus tenderà in maniera quasi fisiologica un po' ad indebolirsi nel corso del tempo e ci auguriamo tutti fino a sparire? Adesso quanto tempo ci vorrà? Probabilmente non lo sappiamo. Però la vita di un virus funziona un po' così, cioè ha il suo picco e poi tende a diminuire la morsa sulle persone. Funziona un po' così. Sì, funziona un po' così perché anche nell'ottica del virus, dato che il virus può sopravvivere come tutti noi, non gli conviene ammazzare la gente. Quindi anche nell'ottica della sopravvivenza del virus si dovrà creare una sorta di convivenza fra il virus e il nostro organismo. Non sarà immediato. Quindi con i vaccini io credo
di essere, innanzitutto arriverà l'estate, ci sarà una fisiologica riduzione come c'è stata l'anno scorso. Poi i vaccini cominceranno a essere dati a molte persone. Diciamo che, insomma, facciamo un po' gli indovini, per fine anno la situazione dovrebbe grandemente migliorare. Il virus calerà la sua patogenicità, ci sarà l'estate che darà anche una, quello un contributo, e poi i vaccini. Oggi noi dobbiamo puntare su alcune categorie, dobbiamo vaccinare le categorie socialmente utili, medici, farmacisti, poliziotti, vigili del fuoco, eccetera. L'altra categoria che dobbiamo assolutamente vaccinare a tempi brevi sono gli anziani, perché in questo modo ridurremo di molto la mortalità. Quindi l'obiettivo a tempi brevi è quello di fare, di avere sempre meno morti, poco a poco allargheremo. E a conferma anche di quello che ci ha appena detto la dottoressa Tacconelli, che conosce molto bene chiaramente, il 19 marzo ospite del presidente Zaia, vediamo dal sito veronadaily.it, insomma ha dichiarato: con l'estate vedo l'inizio della fine del tunnel. Quindi eccola qui la professoressa Tacconelli, dottoressa Tacconelli, che ha confermato le tempistiche che ci diceva lei poc'anzi, quindi l'estate con una leggera attenuazione e poi speriamo davvero entro la fine dell'anno. Dottor Ruggiu, l'importante è dire alle persone che è importante vaccinarsi, non bisogna esitare o avere dubbi. Lei, tra l'altro, vediamo proprio sempre dal nostro sito veronadaily.it, è una notizia dello scorso, eccolo qui, dello scorso addirittura 4 gennaio 2021, lei è stato tra i primissimi a vaccinarsi e le sue testuali parole: lo considero un dovere etico di ogni cittadino. Questa è una parte delle sue dichiarazioni che fece appunto a inizio anno. Chiaramente fu un gesto importante il suo, perché da presidente dei medici, dell'ordine dei medici, diede un segnale altrettanto importante alla cittadinanza. Sì, un gesto che mi sono sentito di fare senza passare davanti a nessuno, perché mi sono prenotato in qualità di dipendente dell'ULS Scaligera. Il 2 gennaio ci è arrivato il link e mi sono vaccinato. Ho solo deciso di dare pubblicità a questo gesto in quanto rappresentante di oltre 7.000 tra medici e odontoiatri veronesi, per dire che i medici veronesi sentivano come molto importante, come un dovere, anche per il ruolo che essi stessi occupano nella società civile, nella sanità, il fatto di sottoporsi alla vaccinazione con entusiasmo e credendoci in questo che facciamo. A questo punto il nostro ruolo, anche dopo i recenti avvenimenti, è ancora più importante, e a maggior ragione dobbiamo evitare titubanze di fronte alla vaccinazione. Certo, non basta più dire alla popolazione: il vaccino è sicuro, tanto se l'hai fatto Ruggiu. Dobbiamo fermarci e passare del tempo, investire nel tempo, nello spiegare i vantaggi della vaccinazione. Assolutamente. Questo vale per tutti i colleghi. Siamo davvero verso la fine, però prima vorrei farvi vedere sempre dal nostro sito appunto veronadaily.it, insomma si sta continuando a vaccinare in fiera a Verona. Qui vediamo un articolo del 10 marzo con il sindaco Federico Sborina insieme a Denise Signorelli, e poi a Legnago è stato inaugurato lo scorso 11 marzo il centro vaccini anti-Covid, anche qui insomma diverse autorità intervenute, e poi San Bonifacio proprio in quei giorni al Palaferroli, Confagricoltura addirittura che metterebbe a disposizione le proprie sedi, quindi anche le associazioni di categoria che aprono le porte, e infine l'ospedale di Negrar ancora il 3 marzo scorso, che è partito con i vaccini alla popolazione. E sentiamo di nuovo Rossanese per un aggiornamento per capire come sta andando la vaccinazione a Negrar. Sì, assolutamente sì. Forse vale ancora una volta la pena di sottolineare un aspetto. Nell'era nella quale noi ci troviamo, nell'era digitale della tecnologia, dei social, qualsiasi tipo di informazione rimbalza alla velocità della luce da un campo all'altro del paese, e
C'è stato un errore, scusate di regia, questa è la risposta esatta. Nel complesso sta procedendo bene, eravamo partiti subito secondo le indicazioni che avevamo ricevuto, ci eravamo rimessi nella disponibilità dell'ASL 9 veronese, sotto cui anche noi ricadiamo, e avevamo appunto ricevuto tutti gli elenchi delle persone che si sarebbero dovute recare presso la nostra struttura per la vaccinazione. Prudentemente, anche al Sacro Cuore, abbiamo sospeso per alcuni giorni le vaccinazioni con il vaccino AstraZeneca, dal momento che ne era stato deciso a scopo cautelativo lo stop, la sospensione, da parte degli organismi nazionali, ma addirittura sovranazionali, per diversi stati dell'Unione Europea. Con questa settimana riprende regolarmente, ormai lo stop, la fine dello stop era arrivata giovedì sera, e quindi venerdì di solito era una giornata dedicata a pazienti più fragili, per i quali viene usualmente utilizzato il vaccino della Pfizer-BioNTech, e quindi da oggi riprende regolarmente la campagna vaccinale anche con AstraZeneca. Siamo alla fine della nostra puntata. Presidente Ruggiu, abbiamo ribadito l'importanza di vaccinarsi e la disponibilità della categoria. Si sente di lanciare un messaggio ai nostri telespettatori, alle nostre telespettatrici, su come affrontare anche queste settimane, i prossimi mesi, insomma. Noi ricordiamo sempre nelle nostre trasmissioni di rispettare le regole del distanziamento, l'utilizzo dei dispositivi, le regole basilari. È il momento di dimostrare appunto anche maturità in questo senso, no? Davvero. La ringrazio di questa possibilità che mi offre. Allora, la prima cosa, mi ricollego a quello che lei ha appena detto. Il rispetto delle misure che ormai abbiamo imparato, a distanza, le mascherine sempre, l'igiene delle mani, vanno mantenute anche dopo la vaccinazione. Anche i soggetti vaccinati devono continuare a indossare la mascherina né più né meno come la indossavano prima di essere vaccinati. Questo per una serie di motivi che qui sarebbe lungo esporre. L'altra cosa che vorrei mandare come messaggio ai cittadini: se hanno dei dubbi, non cerchino la soluzione sui social, su Google o dagli amici o nelle chat di gruppo. Il loro medico, i medici, il personale sanitario è a loro disposizione per spiegare, dissipare dubbi, chiarire le cose, non per convincere alla vaccinazione, ma per far capire e per fare chiarezza. Poi ognuno deciderà secondo quello che pensa, secondo scienza e coscienza, anche se, lo ripeto, i vantaggi della vaccinazione sono estremamente notevoli, e questo lo si vede già in Gran Bretagna e in Israele, paesi dove la vaccinazione ha già raggiunto quote notevoli di penetrazione, dove stanno ricominciando a vivere, punto. Mentre noi, insomma, siamo ancora un po' bloccati. Chiudo con il professor Concia, per, a proposito di chiarezza, per spiegare anche ai telespettatori perché serve il richiamo, cioè c'è una prima vaccinazione e poi ne deve seguire un'altra. Questo lo diciamo perché molti cittadini purtroppo si fermano alla prima vaccinazione. In molte regioni, tra cui Emilia-Romagna, Toscana, hanno assistito veramente a una scarsa partecipazione in quello che è proprio il richiamo, quindi la seconda vaccinazione. Invece è importantissimo, vero professore, per chiudere il cerchio. Certo, scusa, io devo dire una cosa, sì. A quello che diceva l'amico Ruggiu, ricordiamoci che grazie alle misure di prevenzione e al fatto che molti si sono vaccinati per l'influenza non, quasi non c'è stata. Quindi vedete come, se noi rispettiamo certe regole e ci vacciniamo, possiamo non eliminare ma ridurre grandemente una malattia. Per rispondere invece alla sua domanda, il problema è che quando io inietto una sola dose la copertura c'è subito, ma non adeguata, nel senso che dopo una sola dose di Pfizer la copertura è del 60-70%.
quando do la seconda dose di rinforzo, a questo punto la copertura sale al 94-95%. Quindi le due dosi mi consentono di aumentare la copertura vaccinale a livelli molto alti. L'eccezione è questo Johnson & Johnson, che con una sola vaccinazione dà una copertura, diciamo, abbastanza buona. Però chi ha fatto la prima dose deve fare la seconda. Tant'è vero che si è visto in qualche caso raro che uno ha fatto solo la prima dose e si è infettato lo stesso. Quindi rispettiamo le regole. E senta, l'ultima domanda, i 20 giorni sono fisiologici, quindi tra una iniezione e l'altra, che copertura ci dà poi la vaccinazione completa con le due iniezioni? È una copertura stagionale, diciamo così, sperando che il virus si indebolisca, oppure l'anno prossimo ipotizziamo che il virus abbia ancora una presa molto forte, speriamo di no chiaramente, ma una presa forte, ci si dovrà rivaccinare? Ecco, perché questa magari è un'altra domanda che è pervenuta in redazione. Io non credo che con questa sola vaccinazione riusciremo a risolvere la situazione. È probabile che l'anno prossimo dovremo rivaccinarci. È una cosa stranissima, perché l'influenza ogni anno dobbiamo farla. Quindi certo. Spero di sbagliarmi, ma è verosimile che l'anno prossimo dovremo rivaccinarci. Lei di solito, professore, non si sbaglia quasi mai, ma speriamo che questa volta si sbagli, dai, perché vorrebbe dire che la situazione migliorerebbe, insomma, e possiamo così uscire anche da questa agonia, veramente, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista economico. Allora, ringrazio. Sì, prego. No, dicevo, uno dei problemi non è sanitario, ma poi è socio-economico. Socio-economico. Noi dobbiamo combattere. Quindi il fatto di vaccinarsi non è tanto solo per noi, ma è per la società. Dobbiamo farlo anche per gli altri. Assolutamente. Allora ringrazio davvero infinitamente il presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Verona, Carlo Ruggiu, e l'infettivologo Ercole Concia. Ringraziamo anche all'inizio puntata, si era collegata Elena Vecchioni, presidente di Federfarma Verona, per questo prezioso contributo informativo per un aggiornamento sui vaccini. Sicuramente più avanti torneremo a ricontattarvi. Intanto grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie. Bene, Verona Live termina qui. Ricordo che la puntata che avete visto questa sera sarà in replica alle ore 21 sul canale 640 del Digitale Terrestre e su radioadige.com. Verona Live in diretta invece torna domani alle 18. Grazie per averci seguito e buona serata.